tre reti ed altrettanti punti aggiunti al proprio totalizzatore. Il Molfetta si impone sul sintetico del Ricciardelli, batte 3-0 in trasferta il San Severo e colleziona la seconda vittoria consecutiva nel campionato di eccellenza. Bissato il successo interno ottenuto all'esordio con il Vieste e riscattata prontamente l'eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti Puglia per mano del Corato. La squadra allenata da Roberto Bartoli è in vetta alla classifica a punteggio pieno in compagnia delle sorprendenti matricole Audace Barletta ed Ugento. Avvio di gara abbastanza vivace ed equilibrato, i biancorossi sfortunati in apertura con la traversa colpita su punizione da Sciampi passano in vantaggio prima della mezz'ora. Il gol che rompe l'equilibrio lo realizza in mischia a Buconte, abile a ribadire in rete sulla respinta di Maraglino. Spinge sull'acceleratore la squadra ospite che prima colpisce il secondo legno di giornata, poi trova il raddoppio in chiusura di primo tempo con Trigiani al secondo centro consecutivo dopo quello realizzato con il Vieste. Molfetta avanti di due reti all'intervallo. Gli ospiti partono forte pure nel corso della ripresa. La giovane formazione del San Severo ci mette impegno e buona volontà, ma non riesce a rendersi mai realmente pericolosa dalle parti di Turci. La squadra di Renato Bartoli invece può godere di ampi spazi in contropiede e nel finale di partita trova anche il punto del tris. Lo realizza da posizione agevole Morra, che fissa il punteggio sul definitivo 3-0. Il Molfetta dunque c'è e può guardare con ottimismo alla partita casalinga di domenica prossima contro il Barletta.